Lo faremo, ma nella prossima run. Eccolo qua, il vero MVP della serie, ragazzi. Porca Eva, quanti HP c'hai? Non mi investire! Mi ha investito. Brava Kukajin, bravissima. Comunque best wife Kukajin, eh? Sì, ci può stare. Oh, lo sta andando. Space Gamers, benvenuti in un nuovo episodio di Lords of the Fallen. Ragazzi miei, come avevo già annunciato, giocheremo gli altri due finali del gioco. Allora, in realtà quello di Adir è abbastanza semplice, quindi inizieremo a giocare quello di Umbral, ma andiamo con ordine. Siamo praticamente alla prima boss fight del gioco. Lo sconfiggere il mietitore di luce in questo punto, cioè all'inizio del gioco, ci preclude due quest. Quindi cosa facciamo? Io ci provo. Provo a ucciderlo, perché uccidendolo ci sblocca un filmato segreto. Se lo riusciamo a uccidere, purtroppo non faremo le due quest che possiamo fare arrivando alla boss fight finale col mietitore. Se invece non lo riusciamo a uccidere, allora arriveremo direttamente alla parte finale, quella Kalrath. Quindi ci faremo uccidere anche la seconda e la terza volta. Cosa vedremo in questi video? In questi video vedremo sicuramente la lettura di oggetti che non abbiamo potuto leggere, causa sempre radiosità, inferno, bassa di livello, anche se ce li abbiamo tipo al 44, benedica. Però dobbiamo leggere l'armatura della chierica, dobbiamo leggere l'armatura di Re Bramis, dobbiamo leggere un bel po' di oggetti. Quindi quello sicuramente lo leggeremo. E continueremo a usare la build Umbral, purtroppo, perché volevo usare altre build. Ma vediamo, se riusciamo a sbloccare le descrizioni, allora cambiamo build, perché gli oggetti per resettare le statistiche ce li abbiamo. Ne abbiamo uno, però ne troveremo altri. Poi cosa andremo a fare? Andremo a fare le boss fight più importanti, quindi le boss fight mimic, come le chiamo io, quelle che poi diventano mostri della zona. Non le andremo a fare, perché dobbiamo essere veloci. Voglio cercare di fare tutto in 5, massimo 6 episodi. E poi vedremo tutte le quest degli NPC. Ne abbiamo fatte alcune. Siamo riusciti a fare quella di Drastan. Siamo riusciti a fare quella di Andreas. Quella di Scintillo. Siamo riusciti a fare un po' di quest. Però tante altre, tipo quella del Viandante. Quella di Damarose. Danmayer. Siamo andati così vicini, ragazzi. Ma mi mangio le mani. Però faremo tutte le quest, faremo una specie di guida nel corso di questi episodi, una guida sulle quest degli NPC. Ma noi iniziamo questo video proprio dalla prima boss fight, che è lui che è un merdone, adesso ci ammazzerà, e poi il mietitore, che proviamo a ucciderlo. Cerchiamo di non perdere nessuna fiaschetta contro di lui, tra l'altro... Non ho potenziato il Sanguinarix al massimo, ragazzi. Questo è un peccato. E lo andremo a fare, appunto, nel corso di questi episodi. A posto. Ci rivediamo anche tutti i filmati, ragazzi. Perché dobbiamo anche cercare di dare un quadro completo della storia. Ecco perché dobbiamo leggere tanti oggetti. Iniziamo, ragazzi. Iniziamo la boss fight col mietitore di luce. Proviamo a ucciderlo. Sarà complicato, anche perché siamo in New Game Plus, ragazzi. E tra l'altro è appena uscita una patch che ha potenziato le boss fight, sia di vita sia di danni. E mi sa anche qualche moveset l'hanno cambiato. Cioè, più o meno cambiato. Li hanno concatenati meglio. Via. Ok, perfetto. Ora fare il secondo schianto e poi combattiamo. Ci perdiamo due quest, ragazzi, però chi se ne frega. Voglio provare a ucciderlo. Muori, cretino di me. Beh, ragazzi, vedete i danni? Non ne abbiamo, non ne abbiamo. Santo Dio. Vieni qua. Aia. Beh, però abbiamo resistito un po', eh. Vai, ti permettere proprio, eh. Addio stamina. Muori. Che palle che schivi, figlio mio.
Stamina, recupera. Oh no, la piroetta, la piroetta di merda. Oh, ce l'ho fatta, cretino. Madonna ragazzi, quanta vita. Ma stiamo scherzando? Ma ha così tanta vita perché è il primo scontro? Oppure le boss fight adesso hanno questa vita? Ammazza i danni. Ok, faremo le quest, ragazzi. Anche perché ci dobbiamo potenziare anche noi adesso, eh? Vieni qua, pezzo di vomito. Siamo a Umbral, purtroppo. Vieni qua. Olè. Fai il secondo? No. Una piroetta di merda. Vaffancapo, frate. Ok, beccati questo. Ragazzi, non abbiamo tolto niente. Niente proprio. Ah. Morto? Morto. Va bene ragazzi, faremo le quest. Nonostante le patch, comunque i filmati non sono riusciti proprio ad aggiustarli. I filmati scattosi non sono proprio riusciti a sistemarli. Impressionante. Si stanno concentrando secondo me sul gameplay, ok, sui cali di frame, eccetera. Però è un peccato vedere i filmati andare a scatti. Come prima mossa, ragazzi, parliamo col viandante. Ci leggeremo anche tutti i dialoghi con gli NPC, ovviamente. E poi ci vediamo direttamente da Pieta, perché non c'è più niente da fare qua. Sappiamo che è Arkim. And you'll find it's the other way around. Mark my words. I don't know who you are, and I don't care. But since it seems Adir has you marked, making you a bigger threat to the rogue ourselves as both, I've defied the wills of gods and kings. If you know any kind of freedom, you'll do the same. Ok, abbiamo finito di parlare con lui. Allora ragazzi, effettivamente mi sono dimenticato di una cosa. Innanzitutto qui c'era un oggetto importante per la quest del paladino, che poi faremo dato che abbiamo perso con il nostro caro mietitore di luce. Qui c'è la pelle scorticata, che è praticamente questa, questo oggetto qui. Eccolo qua. Un pezzo di pelle strappato a Samuel, un ex crociato oscuro giustiziato per aver per essere venuto meno al suo dovere, fratello del paladino Isaac. Il giorno in cui Isaac venne nominato paladino fu il più bello della sua vita. Egli giurò solennemente a Orius che avrebbe portato a termine qualsiasi sacro compito gli fosse stato assegnato, con purezza, obbedienza e determinazione. Qui ragazzi ci siamo persi questo cancelletto. Vediamo poi di recuperarlo. E allora dobbiamo anche vederci tutte le visioni, quindi anche in questo caso le implementerò nel video, perché diciamo che se la serie Blind era un po' più incentrata sul gameplay, sì, abbiamo anche fatto molte congetture sulla lore, questi episodi saranno forse un pochettino più concentrati con la lore. Dobbiamo più o meno unire i puntini, e quindi la prima visione è appunto questa qui. Vediamola subito. Quello che vediamo è che le sentinelle stanno scappando e stanno abbandonando il popolo. Sappiamo che le sentinelle sono un po' pezze di vomito, e quindi questa è la prima visione. Ora andiamo avanti e penso che questa volta ci vediamo davvero da Pieta. Ah, tra l'altro ragazzi, non ci vedremo mai da Pieta. Siamo in New Game Plus, quindi molte vestigie principali non ci sono. Sarà una bella sfida, sarà. Eccoci qua ragazzi, siamo praticamente arrivati da Pieta. Facciamo l'altro dialogo con il nostro Arkin. If you don't want to keep retreading the same ground yourself should you fall, make use of this. Seme vestigiale, perfetto, ce ne serviranno tantissimi. I've given you more umbral guidance than I ever had. From now on, find your own way and stay out of mine.
Ha voglia che la incroceremo, fratello mio. Ok, andiamo da Pieta. Non la voglio mettere qui il seme perché dall'unica vestigia principale che abbiamo riusciamo ad arrivare abbastanza agilmente qui. Dobbiamo correre, ma il metodo Pask funziona. Proviamo a sconfiggere Pieta. Le boss fight, ora vediamo come le gestisco. Nel senso, o faccio soltanto la fai vincente, oppure faccio come ho sempre fatto anche nella serie principale, serie Blind Run. Ovvero, metto il first try, metto le morti e poi metto la run vincente. Qui sinceramente di loro me ne frega qualcosa? Assolutamente no. Quindi, Pieta. Oh, holy Aureus. By your radiance, grant me the strength to continue to endure these dark days. To lay bare the path to salvation. For my wayward brothers and sisters, so we may walk it together, and to strike down all those who would see our will defied. Even as our suffering continued, I honored my pledge of patience to the Exactor. And yet you now appear before me, a stranger, bearing what was not yours to receive. A betrayal made flesh. And one I cannot brook. Può anche essere, ragazzi, che il fatto che i filmati laghicchiano, ci sono texture un po' così. Può anche essere il fatto che siamo in prestazioni e non siamo in qualità. Però, cioè, io vorrei giocare decentemente, quindi per forza prestazioni dobbiamo mettere. Allora, io ho Pieta, raga, l'ho fatta con i perri. Vediamo se riusciamo a farla senza perri. Giustamente, facciamo un sacco di danni. Quindi sì, il mietitore mi sa che aveva troppi HP perché era il primo incontro, non lo so. Non lo so, ma i danni li facciamo, anche tanti. Qua sono stato avido. Passiamo alla seconda fase, che dici? No, eh? Sbagliato. Stordita, cretina. Eccola qua. Ok, i danni forse li ho sottovalutati. Che danno mi ha fatto? Oh! No, ah, sono immortale. Meno male. Aia. Aia. Cure. Ammazza i danni. Muori. Bello. No. Perfetto. Ma che non fa attacco caricato, raga? Oh. Strano. Di solito quando faccio la schivata faccio sempre attacco caricato io. Cretina. Aia. Pietà non la affrontiamo da inizio gioco, quindi mi devo un attimo riabituare al moveset. Fa di vomito. Brava. Via. Via. Grazie. Beccati questo. Ribaffiamo l'arma. Let's go. Calma, 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 calma. Ok. Anch'io posso sparare. Venga, venga. Ok, ora fa l'attacco incredibile. Mamma, andate qua. Mi sono incastrato. Mortacci vostra. Mortacci vostra. Cosa mi ha ucciso? C'erano le spade, mi sa. Ok. Non sottovalutiamo i danni, però sì. Ce la facciamo. Cerchiamo di sfruttare anche meglio i nostri incantesimi, ragazzi. Voglio giocare una bella partitona. Voglio usare un bel po' di cose. Cose che non abbiamo usato anche nella blind run. Madonna, che danni che facciamo, però. Aia. Prego. Quando vuole. Sono sempre abile io, eh. A posto. Becca di questo. Cretino. Oh, 1800 abbiamo fatto. Ok. Posso continuare a colpirti anche così? No, giustamente. Però adesso sì. Chess. No, non l'ho colpita. A posto. Vieni qua. Che palle. Devi spostare i momenti sbagliati. Perché sono avido? Perché?
Boom. Come stordire, no, eh? Perché non si stordiscono mai? Non voglio capire. Che odio. Beccati questo. Oh no. Vabbè, rimango qua al centro. Cessa. Cessa. Cesso io. Grazie per avermi fatto curare. Ti voglio bene, Pieta. Aia. Ok, avido. Come la finiamo? Con Latimer? Ma vaffanculo, Pieta. Guarda come me ne vado con no chance. Ovviamente qui non hanno risolto niente per questa bellissima animazione della melma. Ok, la prima vera boss fight, ce la siamo portati a casa. Siamo morti la prima volta, però ce l'abbiamo fatta. Le mie, effettivamente, rune barra vigore. E qui dobbiamo vedere un'altra visione. La visione di Pieta. Vediamo un po' se riusciamo a capire qualcosa in più. Brothers and sisters, you honor us and all who came before you with your sacrifices. While I wish they were unnecessary, my wishes will not ease your suffering, but I pray my sorcery does. Non so con chi sta parlando, o col popolo o con altre sentinelle, ma forse col popolo, sapete? O sono sentinelle. Va bene, andiamo a parlare con tutti quelli che stanno qui nella centrale. E poi ci vediamo forse alla palude, direttamente, ragazzi. A meno che non abbiamo qualche altro NPC da far avanzare con la quest, però... Sì, ci vediamo direttamente forse alla palude con Kuka Jin, ovvero la tizia pietrificata, che abbiamo bellamente ucciso nella blind run. Questa volta facciamo la sua quest. E la sua quest è appunto collegata al mietitore di luce, ovvero alla boss fight, a Kalrat. Vabbè, questo... presentazione della centrale, possiamo anche saltarla. E qua abbiamo il nostro Dalmair, abbiamo Pieta. Tra l'altro mi sa che possiamo potenziarci il Sanguinarix, perché io ho 4 essenze, quintessenze sacre. Dalmair, dici tutto. I had no doubt in my assessment of you as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the Dark Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. The Church of Orion Radiance has assigned to me the duty of purging Mornstead of its Rogar blight, and ensuring the ancient tyrant Adir knows no liberation from his enduring imprisonment. C'è ancora da capire bene, gli inquisitori, i crociati oscuri, sono sopra le sentinelle o sotto? Perché secondo me sono sotto le sentinelle, cioè la giudice chierica, che è il capo delle sentinelle consacrate, è diciamo l'entità più in alto di tutte, cioè l'entità più vicina a Orios tecnicamente, quindi loro dovrebbero essere sotto le sentinelle. While the schism between the Church and Judge Cleric is of long standing, she and her hallowed sentinels, now perverted, did at least construct Mornstead's radiant beacons, which have prevented Adir's return for centuries. But now, we stand corrupted and on the verge of collapse.
It is to these five beacons you must turn your eye. Use the Umbral Lamp to cleanse them of Adir's destructive influence, and deliver salvation to a world on the brink of perdition. Ecco, la cosa che abbiamo sbagliato in Blind è anche per fare il finale Umbral, non dobbiamo accendere i fari. Quindi in entrambe le nostre due run, sia per fare Umbral sia per fare Adir, non dobbiamo accendere i fari. Rogar and Hallowed Sentinel alike will offer you no quarter. So remember, though Aureus' mercy is without limit, yours should not be. Ok, altra cosa che faremo in questo New Game Plus, raga, è comprare tutto ciò che hanno gli NPC, perché sono cose che non abbiamo letto e anche sono cose che ci aiuteranno nei trofei. Continuiamo a parlare con Dunmeyer. Ok, questo non ci dice più niente, perfetto. Allora, parliamo con Molu prima, così ci leviamo da Umbral che mi mette ansia. Molu? Tu sarai il personaggio principale di questa run. Only then can the remaining carrion of creation finally return to the void. Ok. Ovviamente parlare con lui non ci porta a niente. Dice sempre la stessa cosa, però sbloccheremo finalmente qualche dialogo importante con lui. Per adesso non mi voglio migliorare, ragazzi, voglio solo comprare oggetti. Parliamo con il nostro piccolo Stormwind. Anche di lui abbiamo fatto la quest, ragazzi, ci siamo riusciti. As exactors are wont to do. And given that lamp was intended for me, should his paladin fall. And yet now here you are, lamp bearer. Well, it seems I was right to doubt the value of a dark crusader's work. I'm Stoneman, captain of the Fidelis. Mi ricordo che inizio serie lo chiamavo Fidelis lui. Poverino Stoneman. We possessed the rest of the Hallowed Sentinels. We made a vow to restore our order to its former glory, whatever the cost to ourselves. And by Judge Cleric's grace, we'll honor that vow. That heretical Umbral Lamp and the Dark Crusaders are necessary evils in these dire times, as are you, it would seem. Perhaps our aims will align further, or perhaps not. Ok, se parliamo non c'è più niente da dirci, vero? Perfetto. E adesso possiamo acquistare qualcosina. La cosa che non mi piace è il sapere se ho questi oggetti o meno. La spada sicuramente ce l'ho. L'ascia e queste due picche mi sa di sì. Forse gli scudi non ho, ragazzi. Patriota, cavalleria consacrata. L'anello sicuramente non ce l'ho. Questo lo prendiamo sobbedissimo. Qua possiamo già comprarci la chiave. Però aspettiamo che ce la dia lui, senza che spendiamo tutto questo vigore. L'armatura invece, l'armatura non ce l'abbiamo, se non sbaglio. Dobbiamo comprarcela tutta. Vediamo se riusciamo ad acquistarla tutta, anche se... No, in realtà ce la facciamo. Easy peasy. E gli scudi devo vedere. Vediamo un po' gli scudi se li ho. Piuma nera, tuono, testa di cinghiale, predicante di Aureus. No, gli scudi non ne abbiamo manco uno. Beh, Stormwind, scusami, Dacci subito gli scudi. E vendiamo gli oggetti che abbiamo a doppio. Allora, Stormwind ce lo siamo levato. Adesso andiamo a parlare con Andreas, ragazzi. Perché Andreas... Mi sono un po' rivisto i filmati del primo Lords of the Fallen. Andreas dovrebbe essere un discendente di Amthanas, ovvero il boss finale di Lords of the Fallen 1. Quello che Arkin ha praticamente ucciso. Ah, that's it, isn't it? Oh, the lamp of immortality and the genuine article, not a useless empty vessel like the one I saw that witless fool bumbling around with. I've learned a little since coming to Mornstead about that lamp and the awful mission to which it's attached. I hope you recognize that frightful burden for what it is. In truth, what's been done to you is downright cruel. Of course, some people are born into roles of tremendous responsibility. My name is Andreas of Ebb,
esteemed scion of nobility, but far more than that, descendant of the great ruler Andanas. Eccolo qui. As proven by my family's book of lineage, for one. That's right. Through my veins flows the blood of the legendary hero. Grande eroe. The Deer and the Rogar and save the whole world, only to be betrayed and murdered by a common criminal. Il comune criminale è Arkin. So you'll understand a man of my pedigree cannot simply stand idle while an unfortunate victim such as yourself remains shackled to such a grim fate. Give me the lamp, and let me shoulder your burden, friend. What say you? No? It saddens me to see you bring such agony down upon your own head. I hope you see sense and reconsider. My offer stands as long as necessary. After all, what man of breeding would turn away from one so clearly in need? Non mi sembra tanto bisognosa. Per niente. My offer stands. Ok, perfetto. Andiamo a parlare anche col mercante, ragazzi. Il mercante. Una cosa strana come gestisce i vendor Lords of the Fallen, perché il mercante, una volta che abbiamo finito, abbiamo ucciso la giudice chierica, sparisce. Cioè, potevano tranquillamente farlo tornare all'hub centrale, farlo rimanere lì. No, lui sparisce per sempre dalla mappa. Ok, magari, cioè, lui essendo un pellegrino ha, diciamo, il desiderio di avere udienza con la giudice chierica, quindi una volta che è morta il suo scopo finisce. Però è un peccato, anche perché non ha altre quest da fare. Lui si sposta man mano che avanziamo. Fine. Careful if you're headed for Pilgrim's Perch, friend. The hallowed sentinels don't welcome everyone, not even a faithful pilgrim who's crossed countless miles of land and sea to join them. All I wanted was to serve the divine judge cleric, but they deemed me unworthy and chased me off. What's a poor, rejected disciple to do now, I ask you? I gave away most of what little I owned before I left Perdam. But if you've got some traveling of your own to do, then here, take this. I know it doesn't look like much, but it's been a dependable companion to me. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't bend breaks, I suppose. It's a harsh wind that blows in Mornstead, but a tree that doesn't... Ok, perfetto. Lui adesso si dovrebbe muovere. Andiamo a parlare con gli altri. Dobbiamo parlare con Pieta e... vabbè, gli aiutanti di Stormwind, però... quelli veramente, ragazzi, non fanno un cavolo. Dunmire ci diceva qualcos'altro ora che si è spostato. Sì. Di recuperare le prove. Return to me the items which stand as proof of the hallowed sentinel's heretical deviations and practices. For only in the study of such can we hope to turn them towards the true light of Aureus. This land is overflowing with sin, so I expect this undertaking to offer you little difficulty. Also, say nothing of this to Pietà or the Fidelis captain. They are already conflicted. Troubling them further only endangers them and our mission. Okay. This land is overflowing to offer. Perfetto, you ora lui non ci dice più niente. Ciao bello, andiamo a parlare con Pietà. Vediamo se possiamo potenziarci al massimo il Sanguinarix. By Aureus' divine will, I live again. It's a miracle. And to think I raised my sword to you, when all along you were a divine instrument sent by him to deliver my in questo caso no. Nella blind run, ok, abbiamo fatto il finale di Aureus, ma adesso non siamo niente per Aureus. And as Aureus sustains me, so too will I sustain you. Whether by making manifest your potential or through my healing blood contained within the Sanguinarix you carry. Should you find any saintly quintessences, bring them to me, and they can bolster the power of my blood further still. The beacons must be cleansed, the hallowed sentinels restored, and Adir's malignancy eradicated. Through whatever is to come, fellow chosen of Aureus, we stand together in service of him. Vediamo.
Our holy work continues, Lamp-Bearer. Sì, possiamo fare il potenziamento finale. Perfetto. Io pensavo che si dovesse ricominciare da capo, invece. Perfezione. Beh, andiamo a parlare con gli amici di Stormwind, però, cioè, insomma, non ci dicono niente di che. Quindi adesso la prossima mossa, ragazzi, è andare nella chiesa, uccidere la sorella flagellata, parlare con Dama Rose. Quella è la prossima mossa. We Fidelis aren't as fortunate. We tend to stay dead when we die. And Aureus knows enough of us have done just that. Anyway, like Nathaniel says, you keep looking back, you don't see the blade coming at your front. We set ourselves a task and we have to finish it. Ok, bravo, ragazzo mio, però non fate un cavolo voi. Mornstead is a land awash in blood, both deserved and undeserved alike. Best watch your step out. Ok, parliamo anche con Nathaniel e basta. That lamp you've got there is heresy, stranger. But then, seems it's getting harder to tell what is and what ain't nowadays. Ah, strange times. But in the end, there's right and there's wrong. And that never changes. And I hope for both our sakes you know the difference. But if in doubt, you heed the captain. He's never steered me wrong, much as he might think otherwise. Lacrimuccia per Stormwind. But if in doubt, va bene. Much as he might think otherwise. Ok ragazzi, ci vediamo da Dama Rose. Eccoci qua, arrivati alla chiesa, ragazzi. Come potete vedere, la vestigia principale qui non c'è. Maledetto New Game Plus. Però ragazzi, ho deciso, rivedendo le clip che ho registrato già, forse è meglio farla senza webcam, questa miniserie. Non lo so, secondo me è meglio. Così non mi vedete io ebete mentre ascolto i dialoghi. Vediamo questa visione. Most blessed representatives of the Holy Judge Cleric. My soul soars to see how. Questo è un pellegrino che cerca, insomma, udienza alla giudice. You are on sacred ground, and we are yet to see whether you are deserving of that honor. I assure you, I have dedicated my life to the teachings of Judge Cleric. My faith in her and her divine works is boundless. Pray it is, for our immaculate lady's light will lay bare the truth, and in radiance there is judgment. Anche se loro, ragazzi, mi sembrano i crociati loro, quindi non so, o questo pellegrino ha chiesto di vedere la giudice ai crociati, oppure non ne ho idea. Comunque Dama Rose è qui, raga, a sto punto. Andiamoci insieme. Tra l'altro c'è anche in questo momento che sto registrando un evento molto simile a quello di Halloween. Non lo faremo, cioè magari lo farò off camera. Però se vedete cose strane, tipo qua c'è un NPC che non dovrebbe esserci, è esattamente questo. Cioè interagisci. Questo c'entra con il nuovo evento che hanno messo. Mi rubo un po' di robette. Andiamo a parlare subito con Dama Rose, che tanto sta qua giù. E poi mi sa che ci vediamo abbastanza lontanucci. Ci vediamo, mi sa, al congregatore di carne, che dopo Dama Rose ammazziamo la sorella flagellata, che vabbè è una boss fight così, insomma sono nemici base. E poi dobbiamo dirigerci verso la palude, quindi sì, ci vediamo, mi sa, al congregatore. Che tra l'altro non penso sia una boss fight facile. Aveva un moveset parecchio tosto. Dama Rose. The cleric's welcome comes behind the edge of a sentinel's blade. More often than not in this place. Makes me curious how you're still breathing. I suppose dangling the promise of salvation from one hand and the threat of death from the other keeps a pilgrim obedient. On second look, you're not just another deluded lamb, are you? You know, not long ago, I saw a dark crusader carrying that same lamb. Now it's in your hands. Again, curious. I know they'd see you rejuvenate those obscene monuments preventing a deer's return. Don't. That's a threat.
but also advice. Lo faremo, ma nella prossima run. There's salvation here if you want it. But you won't find it in the light of the sun or that lamp. There's salvation. Molto bene, ragazzi. Allora, mi sa, noi ci vediamo al congregatore. Qua ci facciamo fuori la sorella. E non penso ci sia altro da fare. Oddio, a memoria non penso. Quindi ci vediamo al congregatore. Ok, ragazzi, ennesimo pit stop. Effettivamente mi ero dimenticato che qui c'era anche Byron. Tra l'altro, ragazzi, Byron è uno tra quegli NPC che abbiamo bellamente saltato la quest. Tra l'altro, Byron ha anche un altro NPC legato a lui, che per l'appunto, non avendo proseguito con la sua quest, non l'abbiamo nemmeno incontrato. E quindi, caro Byron, vai, iniziamo la tua quest. Another Lambearer. Aye. So it goes. Should you end up one of the few to earn a vestige, I'll tend to it, as I do, for whatever it's worth, and until I'm in the ground myself. The Hallowed Sentinels and Rogar will both show you horror enough, but nothing like what that lamp brings into view. And remember, you look into the shadows. Might be the shadows look back. Mind yourself, Lamp-bearer. Whether you took up that light willingly or not, you're on a treacherous path. Lui conosce bene i portalanterna, ragazzi. Ricordiamoci che Catherine, la sua amante, era un portalanterna. Mind yourself, Lamp. Ok, tra l'altro, ragazzi, meno male che qua c'è una vestigia, perché il fatto che non ce ne siano così tante è veramente tosto. Aggiunge una bella dose di difficoltà al gioco, come se non fosse già abbastanza difficile. Ma adesso noi ci vediamo da Dama Rose prima di affrontare la Trafiggi Peccati, quella là, il boss che sta con i cani. Dopo di quella c'è il congregatore e poi andiamo direttamente alla palude. Eccoci qua, ragazzi, ennesima clip per dirvi che qui abbiamo un oggettino interessante che serve al nostro Danmeyer, che vi ricordo cerca delle prove per quanto riguarda le sentinelle consacrate. Ebbene, questo oggetto, dove sono proprio io, è questo qui, il testo sacro delle sentinelle consacrate, un libro che esalta la divinità, le virtù e la storia gloriosa della chierica. Molti sono gli insegnamenti e i racconti contenuti nelle pagine dei numerosi testi delle sentinelle consacrate scritti nel corso dei secoli, dalle prime opere più tolleranti e benevole agli scritti più duri e pregni di fanatismo degli ultimi anni. Quindi diciamo che la loro corruzione, il loro fanatismo è andato avanti, cioè non è venuto subito, è stato graduale la cosa. Cosa l'ha scatenato? Lo scopriremo. O almeno ci proviamo. Comunque l'oggetto è esattamente qui, in questa cella. Vi faccio vedere anche la strada, però prima dobbiamo fare un recupero. Un recupero che non abbiamo fatto nella serie, perché questa gabbietta, ragazzi, me la sono completamente dimenticata. C'è un prigioniero, c'è una prigioniera qua dentro. Little Daljaru's hand in mine. All so far away now. All gone. Mother. Father. I'm so sorry. Chissà chi è questa ragazza? Molto strano. Comunque la strada, ragazzi, è molto molto semplice. Ora io ho sbloccato lo shortcut, quindi sarebbe super semplice fare una cosa del genere. Tra l'altro, mi sa che hanno aggiunto questa scorciatoia, perché io mi ricordo nella blind run non c'era sta roba. O me la sono sognata, ragazzi. Cioè, nel senso, l'ho completamente saltata. Non mi ricordo che stava sta roba. Holy shit. Vabbè, comunque la strada, ragazzi, è semplicissima. Dobbiamo andare dobbiamo partire dalla vestigia. Quindi la vestigia è qui, dove c'è il nostro caro Byron. Esattamente. Partiamo da qui, quindi.
E dobbiamo andare da Umbral, ragazzi, perché lo shortcut io l'ho sbloccato, ma voi ovviamente, in caso fosse la vostra prima run, non ce l'avete. Quindi bisogna andare semplicemente di qua, farci tutta la strada qui a Umbral. Mi sembra un po' di quel ragazzo che fa video su TikTok dove vi porta ai ristoranti. Mi sembra di fare la stessa identica cosa. Dobbiamo andare qua sopra, farci tutta questa bella stradina e ci ritroviamo qua dove eravamo prima. E quindi lì alla gabbia c'è il nostro oggetto da dare a Danmaier, che lo daremo però più avanti una volta che torneremo al lab centrale, perché adesso dobbiamo proseguire. Ora faccio anche questa clip perché questo oggetto in blind run non l'ho preso e lo prendiamo insieme. Lì c'è già la farfalla che ci aspetta. Facciamo un po' di gameplay così, giusto per spezzare un attimo. Tra l'altro, ragazzi, New Game Plus per adesso sta tutto liscio, sta andando, non sto trovando grosse difficoltà. Facciamo un sacco di danni, mi sto conservando il vigore perché devo comprare gli oggetti dai vendor. Tutto qui. Ora bisogna stare attenti alla telecamera perché porca miseria quanto mi dà fastidio. Pure tu mi dai fastidio, eh. A pezzo devo. Lì non ci arrivo. Dobbiamo fare un po' di stradina. Cerchiamo di ammazzare la distanza con la maledetta. Dovrebbe esserci un anello qui. Non vorrei dire cavolate, però. Pezza di vomito. Muori, muori, eh. Per voi. Sta cretina. Madonna, sì. È bello essere così forti in questo punto del gioco. Mamma, mamma. Guarda, guarda quanta gente sta, guarda. Io spero che New Game Plus non aumenti lo spawn rate. Ci spero. Vediamo che oggetto ci siamo persi. Reliquia della perpetuazione. Mi sa che è un... oh, Gesù santo. È un amuleto, mi sa. Volete morire? Mi lasciate in pace, per l'amor del cielo. Andiamo in una zona safe prima di leggere, ragazzi. Qua la situazione è brutta. Madonna, mi sto trovando veramente malissimo senza vestigia, eh. Mamma, mamma. Allora, vediamo al volo. No, c'è un nemico. Pezzo di vomito. Vediamo cos'era questo oggetto. Dovrebbe essere un amuleto, esattamente. Aumenta la salute massima. Quando le sentinelle consacrate proibirono qualunque altra religione che non fosse il culto della giudice chierica, pochi cittadini di Morstead ne furono sorpresi, dato che il passaggio dall'ordine alla tirannia era stato graduale ma evidente. Infatti è quello che abbiamo appena detto, ragazzi, che il fanatismo delle sentinelle consacrate è avvenuto gradualmente. Quindi ci deve essere un motivo. Se non sbaglio, qua sotto dovrebbe esserci un altro oggetto che serve al nostro caro Danmaier. Se non sbaglio, eh. Vediamo qua sotto che dobbiamo liberare la strada per sopra, per proseguire. Questo dovrebbe essere un oggetto che serve a Danmaier. Il libro dei peccati, mi sa di sì. Quindi liberiamo la strada. Proseguiamo. Dovremmo essere molto vicini a liberare il fabbro adesso. Poi una volta tornati al lab centrale vediamo se era da dare a Danmaier questo. Mi sembra di sì. Eccoci arrivati al fabbro, ragazzi. Allora, a questo punto direi di lanciarmi un attimo. Anzi, facciamo piazza pulita. Fatemi recuperare un attimo il mana. Voi statevi fermi, per l'amor del cielo, non mi disturbate. Uccidiamo i cani. Poi ci prendiamo anche lo shortcut per arrivare alla vestigia. Eccolo qua. Muori, grazie. Perfetto. Dovrebbe essere anche la lama pura qua sotto. Ne stanno spawnando a profusione, ragazzi. Impressionante. Lama pura, sei tu? Bravo. Boom. Non è morto. Lì mortacci tuoi. Ok. Facciamo così, va. Cioè, è meglio così. Oh, c'è un cane qui da qualche parte. Eccolo là. Ciao. Boom. Gerlinda. Sentinels. Damn sentinels. And say damn base.
Mad bastards. Insult to Gerlinda's skills. Waste of her time. Lei sarà molto importante per il finale Umbral, ragazzi. Infatti non dobbiamo... Mi sa che non dobbiamo liberare Scintillo. Oppure forse è meglio liberarlo. Vabbè, poi vediamo più avanti. So, you're not another of these fools. Good. That key. Hand it over. Tiè. No one gets the better of Gerlinda for long. Finally, make a slave of Gerlinda. Ha! You made a slave of me. You don't count. Doing an old Grawok a kindness. Aren't you a credit to your species? Doing an old Grawok. Okay. Lei adesso andrà al lab centrale. Questa è la porta della maledizione. E noi dobbiamo proseguire. Qua a Umbral c'era qualcosa da prendere, se non sbaglio. Esattamente. Mi sa una cassa. Eccola qua. Ci dava anello della sfida. Ok, questo l'abbiamo già raccolto. Allora, shortcut e poi andiamo da Damaros per poi fare la boss fight della Trafiggi Peccati. E poi, ragazzi miei, il congregatore. Ok, ragazzi, allora ci basta semplicemente scendere da qua per arrivare dalla nostra Damaros. Prendo danni qua. Ma sì, chiamo l'ascensore e andiamo, va? Ah, ragazzi, ovviamente la strada è tutta sequenziale, tutta dritta la strada, quindi... Non sto facendo deviazioni dove vi devo far vedere, insomma, qualcosa. È tutta lineare, è una strada che abbiamo fatto anche in blind run, quindi abbiamo trovato tutte queste cose anche in blind run. Damaros. So, you're starting to see through their lies. Church, crusaders, sentinels, corrupt hypocrites, butchers and madmen, a lot of them. Adir. The one true God stands on the verge of finally returning and restoring order to this broken world. And what do? Defy him. Fucking heretics. Name's Damaros. And I'm wondering if Adir might have a purpose for you. Nella prossima run. It takes strength to survive in this world. And Mornstead's no different. Adir's got no time for the weak, and neither should you. Cut them down, and take what they've got for yourself. Ok, finalmente. Allora, qua acquistiamo tutto, ragazzi. Allora... Dito carbonizzato mi sa che era un oggetto consumabile, però abbiamo sicuramente il pugno dell'intuizione, granata di fuoco e furia di Adir. Grazie Damaros, TVB. Sospettavo che qua non ci fosse la vestigia. Maledetti. E quindi il congregatore dovrò affrontarlo senza tornare indietro all'Axiom. Quindi mi sa che mi tocca morire. Vabbè, consumiamo i dialoghi con il nostro mercante. Apologies for the dour mood you found me in when last we met, but I've perked up since then. Found myself a new purpose, at least something to keep me occupied while in Mornstead. I'm going to be a traveling merchant. Please, peruse my wares. Hopefully you'll see something. Anche qui dobbiamo comprare un sacco di roba, ragazzi, eh? Some might use the word scavenger, true, but it sounds somewhat judgmental, don't you think? I'm just putting to use that which has been discarded. You could even say that there's a sort of nobility in it. But perhaps just a little. Ok. Some might use the word. But niente altri dialoghi. Vediamo cosa vende lui adesso in questo momento. Iniziamo a sfoltire un po' gli inventari dei nostri mercanti qua. Allora. Pugnale del carnefice in esilio. Mi sa che questo è nuovo. Lo prendiamo. Ne possiamo prendere due. Vabbè, ne prendiamo uno. Sperando che non ce l'abbiamo già.
In realtà qui forse abbiamo raccolto tutto, sapete? Ranger, carnefice, sapete che sì? Sì. Purtroppo qua credo che moriremo col congregatore, perché siamo già Umbral. E il moveset non me lo ricordo benissimo. Lui è fighissimo comunque. Ecco qua, iniziamo male, molto male. Ovviamente fa un danno che non ha senso, ragazzi. Va bene, non fa niente. Fortino il ragazzone. Aiaiaiaiaiaia. Ma se non paro questo tempismo è impossibile da uccidere. Ok, ho preso il parassita almeno. Sarà dura. Aiaiaia. L'ho preventivato. Ho già capito che avevo sbagliato tempismo. Ma ora siamo immortali, amico mio. Amico mio, vuoi morire? Grazie. Non l'ho beccato, raga. Che palle. Mi ha preso. Mi one shot, vero? Beh, direi proprio di sì. Un colpettino ti manca, fratello mio. Dai. Bella madonna, che danni però. Non è possibile. Ma vaffanculo, raga. Devo prendere questo. Che culo, raga, che culo. Becca di questo. In testa proprio. Buono. Molto buono. Brava Caswell. E bravo me anche. Parassitino, me lo puoi dare? Ok, preso. Ottimo. Molto, molto bene. Ok. Ho sbagliato. Maledetta lanterna. Non so se funziona o meno il depotenziamento. Spero di sì. Che danni fai, fratellino? Ma anche io li faccio. Becca di questo. E che palle. Ma un one shotato, vero? Eh già. Sono immortale. Sono immortale. Profitta Caswell. Profitta Caswell. Ora fuggi Caswell. Ora fuggi Caswell. Vai. Perché forza alla gamba devi prendere. Grazie. Grazie, complimenti. Vaffancavo. Madonna che schivatore. Ma vaffancavo, va. Attenzione. Iaiaiaiaia. Doppia, doppia. Ma che bravo pompino. Bravissimo. Ti esponi un sacco con questo attacco. PVB. A posto, easy. L'abbiamo messo tipo 4 volte. Va bene, va. E qua abbiamo da recuperare la visione del nostro congregatore. Hands in my embrace. May your flesh sustain my divinity. Bless you. Bless you. Sembra un inquisitore lui, ragazzi. Un inquisitore che poi è diventato un cannibale. Ci stiamo per avvicinare alla fine di questo episodio, ragazzi. Spero che qui ci sia la vestigia, così possiamo tornare indietro al lab centrale, dare gli oggetti a Danmeyer e poi proseguire. Io vorrei finire questo primo episodio dal santo silenzioso. Uccidiamo il santo silenzioso, non accendiamo il faro e poi andiamo avanti, anche perché sarebbero praticamente 5 episodi della Blind Run, tutto quello che abbiamo fatto in questo episodio.
Non male, direi. Qua abbiamo Byron, perfetto. Eh sì, per fortuna abbiamo la vestigia qua. Diciamo che le vestigie al centro di ogni zona ci sono. Anche perché il gioco è costruito molto bene a livello di level design. Perché ci sono tante scorciatoie e noi possiamo arrivare agilmente praticamente da ogni parte della mappa qui. Byron. Onward you march, eh? I hope it's not for any kind of glory, because you won't find a sniff of that in Mondstadt. And certainly I hope it's not in the name of the hallowed sentinels, because take my word for it, they're no better than the Rogar. I've got many a scar to prove it. Whether you've embraced Umbral or struggle against it is none of my concern. Power is a sweet temptation. The lamp will grant you that, sure enough. But don't confuse that with loyalty. Still, I'll not deny. I owe Umbral for giving me what it did. So the vestiges will be minded as long as I'm able. Name's Byron, by the way. I'll be around. Always am. Name's Byron. Ok, abbiamo finito. Andiamo adesso al lab centrale. Eccoci qua, partiamo da Danmeyer. Allora, il primo oggetto l'abbiamo letto, leggiamoci il secondo. Un libro che elenca i peccati dei pellegrini accolti nelle sentinelle consacrate. Le loro trasgressioni passate sono state annotate, ma anche perdonate. Oramai da molti anni, quasi tutti i pellegrini che hanno superato le prove necessarie e sono stati accolti tra le sentinelle consacrate non hanno mai visto la chierica di persona, anche se gli orrori subiti e perpetrati in suo nome sono continuati senza sosta. Prego. Iniziamo a dargli il testo delle sentinelle consacrate. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Ok, già fatto, perfetto. Libro dei peccati. While even the handling of such items is objectionable, all facets of this heterodoxy must be exposed. Ok, iniziamo ad acquistare anche dal nostro chiaro Danmeyer tutto. Mi sa che ne ho presi due, porca di quella miseria, ti odio. Piglia questo. Da lui l'armatura non ho preso praticamente nulla. Solo l'armatura da neofita, quindi evitiamo di prendere quella. Ok. E anche la magia. Perfezione. Grazie. Tra l'altro, Pieta mi sa che non ci dice niente. E invece. Harboring fundamental misinterpretations of Aureus's divine will and works. Many of the Mornstedt nobles entombed in this crypt followed their teachings, believing it was the light of Aureus, not its stonework, which maintained this great structure. And yet, despite their ignorance, Aureus has allowed the bridge to stand. Is that not a sign of his benevolence? Non ci crede manco lei, secondo me. The descriers of the Dawn harboring. Ok, brava Pieta, fortissimo. Lasciami stare adesso. Lasciami stare, ti prego. Via. Andreas si è spostato leggermente. There is a point at which pride and purpose become self-destruction and illusion, friend. But if you insist on continuing to punish yourself, then I suggest you venture into the woods. Unnaturally frozen and home to terrors they may be, but they also contain one of the beacons to which you've dedicated yourself. And who knows what other treasures might be found there beneath the snow and ice. Tra l'altro, ragazzi, vi ricordate che io mi ero fatto dei film incredibili su una zona segreta a Khinrang? Bene, ho visto i trofei e avevo il trofeo d'argento di aver esplorato tutte le zone del gioco, quindi sì, era solo un mio film. Mornstead may be little but a blood-soaked ruin at this point. But the truth is that the rest of the world isn't far behind on the same path, even without the help of those grotesque Rogar. Our world is more conflicted than ever, with men of all stations, nations, and creeds at odds. They need someone to unite them and lead them, before they all tear each other apart like dogs. You look tired, friend. Haven't you already suffered enough? You look tired, friend. Okay.
Stormwind non ci diceva niente per un bel po'. Qualcosa di nuovo? Non pare di no. Ok. Eccolo qua, il vero MVP della serie, ragazzi. Abbiamo il fabbro, però. Herself a place to do a little business. She hasn't seen any other Groak since arriving in this shithole kingdom. But Groak or human, sturdy armor and lethal weapons are a universal language. Speaking of business, Gerlinde has something you might be metavolette, ovviamente. She's looking for some items. This se dobbiamo fare il finale Umbra, ragazzi, forse conviene liberare Scintillo, perché poi vedrete, insomma. Undeserving of what she seeks, traveler, and self-centered besides, you would do well not to aid her in. You know full well the agony Gerlinde can inflict on you as long as you wear those manacles, Sparky. My name is not. Silence. Annoying as he is, Sparky does possess certain very rare knowledge, which he refuses to share. But he carved this knowledge in crystal, and now Gerlinde wants those crystal tablets to help in her runesmithing. So, if you find any in your travels, bring them to Gerlinde, and she'll do right by you. As I would not to Gerlinde, I will not reveal the locations of the tablets to you, traveler. Even upon pain of death. Ma ti voglio liberare, fratello. Grazie. As I would not, ok, abbiamo finito i dialoghi con loro. In realtà potrei anche potenziarmi un'altra arma, ragazzi, ma forse lo farò nel prossimo episodio, quindi dopo il Santo Silenzioso. La prigioniera la liberiamo quando troviamo il catalizzatore, ragazzi, quindi tempo al tempo. Direi soltanto di dare al nostro Molu l'oggetto per poter comprare gli oggetti dei boss, esattamente. Perfetto. La key to shadowed halls of the past. Their delights now yours to indulge in, bearer of the lamp. Ok, abbiamo sì solo quello di Pieta e di e del congregatore, perfetto, va bene. E noi proseguiamo, ragazzi. Ed eccoci giunti, ragazzi miei, finalmente nella mia redenzione, ovvero liberare l'NPC che abbiamo ucciso nel corso della blind run. Ci troviamo nella palude, proprio nella zona iniziale dove c'è questo fallo gigante. Ed eccola qui, la sentiamo cantare. Buonasera. You, how about some help? The sorcerer I was traveling with said the trinket I wore was actually some kind of ancient magical accessory. Said it would toughen my skin against harm if I let him reinvigorate it with his sorcery. As you can see, he did that sure enough. Stupid bastard. But he was a stupid bastard with coin, and a mercenary's got to make a living. Wilmot wanted protection for a journey to Mondstadt. He thought there was powerful magic here for the finding. But the coward ran off when some creatures appeared soon after I started petrifying. They couldn't pick my head, but hopefully they hunted him down and made a latrine out of peace. So, looks like my blade's for hire again, when I can swing it. Get this damn thing off me, and I'll be in your debt. And who doesn't appreciate having a favor in the pocket? Lei è un PC molto particolare. Lei è una mercenaria a tutti gli effetti. Cioè, noi possiamo, per progredire nella sua missione, dobbiamo evocarla in maniera obbligata in varie boss fight. Tra l'altro, tutte boss fight che vedremo in video, perché sono tutte boss fight importanti. E una volta che ci aiuterà, poi dovremo pagarla fino a quando poi non arriveremo al boss finale. Per liberarla, ragazzi, ci vuole innanzitutto un catalizzatore radioso. E poi santifica.
Oh, that is so much better. Life is to be lived, not spent stuck in a reeking swamp, being crawled over by insects. Since you seem to know your way around sorcery, here, this thing's better off in your hands. Pendente dell'indurimento. I only had it because I won it in a game of dice. If I'd known what it really was, I'd have left it on the table. Never trust magic. My father taught me that. Well, you helped me out of a fix, so I owe you. But let me work some blood back into my limbs first. I feel like I've been sleeping on a stone floor for a month. Meet me at the bridge. Wilmark and I passed by there, and it seemed as safe a place as any you're likely to find in this dump of a kingdom. Then we'll talk. Ok, la incontreremo all'hub centrale. Exactly what that lamp does. But I'd bear in mind what I said about magic if I were you. I don't know exactly what Okay, perfetto. Ora, vabbè, lei dobbiamo ricaricare la zona per recuperare quell'oggetto, anche se quell'oggetto già ce l'abbiamo, perché l'abbiamo uccisa nella blind run. Allora, sì, abbiamo fatto questa roba qui. Adesso mi sa che dobbiamo fare prima un incontro con il viandante di ferro. E poi ci vediamo al Santo Silenzioso, dove evocheremo la nostra nuova amica qui per far progredire la sua missione. Eccoci qua, ragazzi, con un'altra missione. La vediamo insieme qui alla palude. E credo che poi dobbiamo andare semplicemente al viandante per farlo muovere. E poi c'è direttamente la boss fight con Latimer, il Santo Silenzioso. Quindi vediamoci questa missione al volo. E poi ci vediamo dal viandante. Qui è semplicemente una battaglia. Porta lanterna che protegge per l'appunto la lanterna da un Rogar. Non so se conosciamo questa entità però. Potrebbe essere Catherine, ragazzi. Non lo so. Non penso comunque, cioè dico che Catherine soltanto perché in questa zona c'è Byron. Solo per questo, potrebbe essere effettivamente questa vestigia. Si chiama Valade. Non lo so con precisione. Vado direttamente al viandante e poi Latimer. In realtà possiamo andare anche insieme, perché qua ho sgombrato tutta l'area. Sono stato previdente e anche un grande massacratore. E vado direttamente dal viandante, che dovrebbe essere proprio qui di fronte. E poi me ne torno ad Axiom per arrivare direttamente a Latimer. Anzi, ragazzi, anzi, ora che mi è venuto in mente, c'è una piccola zona che non abbiamo fatto nella blind run, ed è proprio la zona di qua sopra. E c'è anche una boss fight Mimic, però non l'abbiamo fatta, quindi la recuperiamo. Però prima, caro Arkin. If having your eyes open to the Umbral Realm hasn't driven you mad yet, then maybe you'll endure. Although you never really get used to it. You just learn to balance on the edge and ignore the whispers telling you to jump. I came to Mornstead once, a long time ago. I made a mistake, but now I'm going to put it right. Parla del primo gioco, oppure lui è arrivato a Mornstead in tutti questi anni? Ricordiamoci che è passato tipo un millennio dal primo al secondo. Io non ho capito come Arkin sia sopravvissuto. Ok, non ci c'è più niente. Allora, no, l'occhio non sta avanzando per fortuna, quindi andiamo direttamente nella zona nuova, raga. Zona nuova, per dire. Oh, te permettere, pezzo di vomito. Zona nuova è un parolone, è praticamente un corridoio più una boss fight che ci siamo persi, fine. Però c'è un oggetto che voglio recuperare che servirà a Dunmire per espandere il suo negozio. Che è un oggetto che non ho mai dato in blind run, quindi sono oggetti che non conosciamo. Ui, fratellone, vieni qua, pezzo. Boom. Muori, va? Ed è appunto questa strada qua, ragazzi. Cioè, noi ci siamo saltati questa zona semplicemente perché non abbiamo girato a destra. Bravo, Pask. Attenzione, qua c'era il trappolozzo. E' caduto anche. Sono morti tutti. Benissimo. Ben vista, vomitoni.
A questo punto, dato che sbloccheremo un nuovo negozio per Danmeier, a questo punto direi di tornare anche alla centrale per parlare con Kukajin. Altre trappole! Aia! Aia! Pezzi di vomito, vieni qua. Non mi avvelenare, ti prego il signore. Grazie. Dicevo, torniamo alla centrale, così parliamo con Danmeier, vediamo gli oggetti, li compriamo soprattutto, e parliamo anche con Kukajin, la tizia che abbiamo liberato dalla pietrificazione. Ora ci tocca una boss fight, però, che la conosciamo molto bene. Innanzitutto apriamo lo shortcut. Let's go. Nessuna vestigia per noi, va bene. Lo affronteremo ad Umbral. Facciamo così, prendiamo mana e andiamo. Salve Salvino. Eccolo qua. No, non devi puntare quello. Il volto falso. Sbaglio o ho tanti HP? Beh, non sbaglio. Porca Eva, quanti HP c'hai? Non mi investire! Mi ha investito. Beh, ci riproveremo. Come se non fosse successo niente, ragazzi. In realtà è successo. Il metodo PASC per scappare funziona sempre. Non ci siamo manco buffati noi. No, vorrei... Esatto, vorrei prendere questo. Vorrei aprire qua. Non mi avvelenate, mi hanno avvelenato. Lì, mortacci vostra. Ok. Attraversa. Mi sa che ha tanti HP questo ragazzone, raga. Non mi piace questa cosa. Vieni qua. Porca miseria, gli HP. Ovviamente dobbiamo aspettare che apra la faccia. I mortacci suoi. Fratellino? Ti prego, muori. A posto. Bravissimo. Vieni qua, indeboliamolo. Pacchi caricati, vediamo. Devo stare attenti alla stamina. Non si capisce niente, raga. Robe blu sto vedendo. Gli insetti. Ah, fanculo. Via, 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 via. Eh no, non devi fare così. Devi essere cattivo. Muori. 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 Bravo, bravissimo. Non ho capito se c'è qualcuno che mi sta sparando. Oppure è lui che sta lanciando sti vermicelli. Beh, entro Natale, grazie. Bravo. Che fa? Questo non l'ha mai fatto, ragazzi. Aiuto. Perché fai cose nuove? Bravo. Boh. Baffettino. Indeboliamo. Bello, bello, mi piace questa combo. Ah, mi lancia i vermi. Sto schifoso. Mannaggia. Meno male che fa danni l'avvizzimento con i vermi. Porca miseria, l'ho rischiata. Bravo. Potresti morire, santo Gesù. Grazie. Boom. No, la corsa infame. Mazza, quanti HP c'hai. Santo piripillo. Mi servirebbe la tua schiena, grazie. Dai, ce la facciamo. Mamma mia. Ok. A meno male che non avanza l'occhio, per fortuna, raga. Mi stavo cacando un po' sotto. Dai, vai, coach, bravo. Tanti HP, ma era un po' un merdone, dai. Allora, qua dobbiamo liberare la strada. Facciamo un po' di gameplay, ragazzi, in mezzo a questi filmati, a questi dialoghi. Facciamo un po' di gameplay. L'altro coso è qui. No, non puntare là. Porca Eva, caso è. Devi collaborare. Beh, il nostro vigore è tanto tantino, eh. Stiamoci attenti. Sì, vorrei vedere qualcosa. Grazie, ok, meno male. Qua c'era un altro shortcut da buttare giù. Eccolo qua. Pezzo, non mi toccare.
Bravo. Ecco qua l'altro shortcut. E qui dovremmo avere il nostro caro inquisitore. O meglio, crociato oscuro. Invece dove sta da ste parti? Di qua? Sì, di qua. Eccolo qui il cadavere. Grazie a Rosario dell'avanguardia Barros. Questo lo diamo a Dalmayr e ci sblocca un po' di cose dell'inventario. Che non so cosa, ragazzi, quindi sono curiosissimo di andare a vedere. Qui non c'è null'altro, se non sbaglio. Qua sopra forse ci sarà un oggettino vicino a questo falò. No, nemmeno. Non c'è proprio un bel niente. Allora facciamo così. Andiamo al lab centrale, facciamo un giro di chiacchiere e poi ci vediamo da Latimer, ragazzi. A tra poco. Eccoci tornati al lab centrale. Allora, in realtà non ricordo se qualche personaggio sblocca dialoghi nuovi. Sicuramente dobbiamo dare il rosario ad Dalmayr. Dobbiamo trovare Krukajin. Ora non mi ricordo precisamente il nome. Però non so dove si posiziona lei nel lab centrale. Leggiamoci subito il rosario prima di darlo a Dalmayr. E dovrebbe essere... Eccolo qui. Barros e Gregory avevano sempre avuto fede in Orius e nei Crociati Oscuri. Una fede pari alla fiducia che avevano maturato l'uno nell'altro nel corso di anni, collaborazione e amicizia. E mi sa che l'altro rosario è proprio di Gregory. Sapete? Forse sì. Fratello mio, beccati questo. Vanguards are well versed in infiltrating secluded and hostile territories, and Mondstadt is certainly both. Let the presence of this rosary serve as a reminder to you that wherever sin may fester, it will always be found and expunged by the Dark Crusaders. Ok, l'altro dialogo è sempre... Sì, sempre a trovare le prove. Ma perché ho ripremuto? Sono un deficiente. Uè, niente. Ma che tristezza. Non ci credo, regà. Forse dobbiamo avanzare il gioco. O devo ricaricare la zona. Ma no, che tristezza disumana. Ok, ragazzi, meno male. Meno male, signore. Dovevamo ricaricare la zona. Quindi abbiamo spada dell'avanguardia Barros. E ce la inculiamo. Guanti d'avanguardia, bello. Io fregare tutto, grazie. TVB Dalmayr, quanto vigore abbiamo ancora? Mi sa che dobbiamo aumentare un po' di livello. Cerchiamo Krukajin. Sperando si chiami Krukajin. non so dove si mette. Eccola. E infatti poi di là si metterà Andreas. Bello. Salve. Didn't lose your head, though you might wish you had. If you spend too long listening to the nonsense spouted by some people around here, I didn't introduce myself. I'm Krukajin, non Kru. Okay, Ku. The finest mercenary company to ever grace the plains of Yisugen. At one time. Like I said, I owe you, and from what I hear, you've got no small amount of bloody work ahead of you. So, when there's fighting to be done, feel free to call on me, and I'll be there, and for a smaller fee than I usually charge. You didn't expect me to put my neck on the line for free, did you? I'm grateful, but I'm not an idiot. Potevi fare una boss fight gratis, eh? No, eh? I help you. You pay me. We stay friends. It's simple. Just be sure to make good on your end of the bargain. If you don't, that would complicate things. And neither of us wants that. Ok, abbiamo finito i dialoghi con lei. Praticamente lei, come ho detto prima, dobbiamo evocarla nelle boss fight più importanti del gioco. E infatti dobbiamo evocarla subito con Latimer. Perché se ci perdiamo una boss fight, ora non ne sono sicuro al 100%, però se ci perdiamo una boss fight senza che l'evochiamo, perdiamo la quest. E praticamente noi una volta che finiamo la boss fight dobbiamo pagarla in vigore. Quindi il vigore che ci dà la boss fight, una piccola parte dobbiamo darlo a lei. Pieta, non ci parli, no, grazie. Fammi andare, ti prego. Eccoci arrivati a Latimer, ragazzi. Allora, io qui... Latimer è stato, diciamo, la boss fight con la quale mi sono trovato peggio. Perché ci ho messo un'oretta abbondante per ucciderlo. Ora io voglio vedere se l'aver imparato il suo moveset mi porta da qualche parte. Dobbiamo
obbligatoriamente evocare Kukajin. Purtroppo dobbiamo farlo. Però forse è un aumentare di difficoltà, perché secondo me i boss scalano di vita. Quindi, Kukajin, dove cacchio stai? Ah, mi sa che devo morire per forza. Aiaiaiaia. Perché le evocazioni si triggerano dopo. Questo è un peccato. Non ho capito perché hanno fatto così. Anche più avanti, quando dovremmo evocare Kukajin nell'ultima boss fight, dovremmo morire. Riprovo a riposarmi. Vediamo se si attivano. Ma mi sembra di no. Vabbè, ci vediamo il film di Latimer e ci dobbiamo far uccidere, raga. Purtroppo. Anzi, facciamo così. Andiamo a Umbral. Così moriamo subito. Let's go. Che gran peccato i filmati, ragazzi, che laggano così. Anzi, io con ste patch noto addirittura un peggioramento. Signor Latimer, prego. Grazie. Perfetto. Ma mi one shot, ho un po' paura adesso. Vediamo se ci sono adesso le vocazioni. Eccoli qui. Kukajin, mi sa che sei tu. Madonna, l'ho azzeccato subito. Ok, no, sì, solo un'evocazione possiamo fare, va bene. E allora, mi conviene buffarmi? No, perché c'è la parte a cavallo, andiamo. Sicuramente voglio il mio vigore. Attenzione. Ragazzi, non mi ha one-shottato. Kukajin, abbiamo un piccolo problema di danni. Bravissimo il bambino. Vieni qua. Ah, ce l'hai HP, eh? Dai, Kukajin, aiutami. No, attenzione, mi fa perdere il bersaglio. Ok, mettiamoci questo. Aiaiaia, calmati. Fratellino, calmati. Ho caricato, boom, posto. Parte a cavallo, Kukajin, stai attenta. Il cavallo è il tuo peggior nemico. In avanti, let's go. Ecco, una cosa brutta degli NPC è che rimangono così. Sono in balia dei colpi della boss fight adesso. Potresti... Ok, Kukajin, sei morta? Quasi, va bene. Forse ci conviene muoverci. Anche così forse non prende Kukajin. Benissimo, prende me però. Ok, lasciamola perdere Kukajin. Morisse. Dove stiamo? Boom. Boom, bello. C'è sul cavallo? Aiaiaiaia. Kukajin, mi devi aiutare però, eh. Colpettino, tiè. Oh, calmati. Sto con te, Kukajin. Ti prego. Ok. Spada Bram. Cadi, bello mio. No, eh. Tecnicamente potremmo anche lanciarlo giù dal cavallo, eh. Però niente. Maledizione. Kukajin, quanta vita c'hai tu? Boh. Holy shit. Brava Kukajin, bravissima. Comunque best wife Kukajin, eh? Sì, ci può stare. Oh, lo sta andando. No, non uccidere Kukajin. Mazza. Mi spiace Kukajin, mi sa che hai le ore contate. Olè. Anche tu hai le ore contate. Vomitone. Mi fai buffare un po'? Colpisci Kukajin. Bravo. Bravissimo. Becca di questo. Lo stai andando? Olè. Indeboliamolo. Vieni qua. Dove vai? Che fai? Io non mi ricordo gli attacchi che fa.
Non sta attento? Ok. Comunque gente, sei viva? Holy shit. Aiaiaia. Bene. È morta Kukajin? Vabbè. Doveva succedere, no? Sono avido. Aia. No. L'attacco infame, ragazzi, no. Quanto lo odio. Voglio metterci meno di 5 fight, ragazzi. Dai, ce la possiamo fare. Che palle, gli attacchi ad aria, raga. Che palle. Non ci credo proprio. No, ragazzi, mi ha lanciato la alabarda. Mi raccomando, Kukajin, eh. Iniziamo bene, Kukajin. Mortacci tuoi. Devi schivare i colpi. Prego, venga. A posto. L'ha colpita, vero? Io ormai non mi fido di Kukajin. Vai, vai. Brava. Vai. Vai. Sì, incavolatissima. Colpitelo. Va bene, non fa niente. Attenzione, Kuka, eh. Porca miseria, Kuka, ma sei proprio cessa. Attenzione. Ok. In avanti, Kuka. In avanti. È stata colpita. Ma perché fai cacare? Perché? Non lo spieghi. Ti devo evocare per forza. Salve. Ah, brava. Finalmente. Ce l'hai fatta. Siamo alla terza fight, ragazzi. Detto a 5, ne voglio fare 5. Meno di 5, dai, ce la possiamo fare. Che poi le boss fight, quelle là con i soldati giganti, sono quelle fatte meglio. Kukajin è morta, bravissimo. Perché, boh, sono delle belle sfide. Il problema è che in Lords of the Fallen c'è solo lui. Mortacci vostra. E infatti è quella che ho avuto più difficoltà. Le boss fight giganti con il congregatore, con il boss finale, non mi vengono in mente altre. Sono state abbastanza semplici. Anche Dervla è stata abbastanza semplice. È un peccato in realtà. Vediamo in New Game Plus come ce la caviamo. Latimer ci sta rompendo le scatole. Presti, staggerarti, grazie. Bravo. Mi fai baffare? L'ho rischiata, eh? Olè. L'ho colpito, buono. Molto bene. Ok, ci siamo. Piano piano. No. Il colpo d'aria. Aia. Ok, piano piano, non ci ricolla nessuno. Bravo, Latime. Aia, c'è scudata. Cosa fai adesso? Gesù! Ha ritardato tantissimo l'attacco. Bravo. Troppo avido. Taglio fottuto, eh? Madonna. Questo è... Mamma mia, ti voglio baciare. Che fai? Grande cavallino curioso. Becca di questo. L'ho colpito? A posto. Bene. Madò, che cazzo di spavento. Ok. Colpettino così. Per rispetto. È morto. Ragazzi, sono fortissimi. Terza run. Tutto esploso.
Fattura di Kukajin, sta pezza di vomito. Fattura di Kukajin, un contratto che dettaglia il tuo debito relativo ai servizi della mercenaria Kukajin contro il Santo Silenzioso. Kukajin era nata tra gli avvelenati, ai tempi in cui suo padre guidava il clan e questa era all'apice del suo potere. Ma la morte dell'uomo, anni dopo, sancì l'inizio della fine per gli avvelenati e Kukajin si ritrovò da sola a vagare in terre straniere, lontano da Isugen. Molto, molto bene. Abbiamo 80.000 di vigore, ragazzi. Lì, mortacci miei. Allora. Il nostro più grande errore nella blind run è stato accendere questi maledetti fari. E non dobbiamo farlo. Né per quello di Umbral, né per quello di Adir. Paragon, you are in life, and may your dedication to our cause be remembered evermore. Ah, è la testa di Latimer. Non l'avevo capita sta cosa, era la testa di Latimer. E c'è questa entità che la sta portando in questo giaciglio di radici, quel che è. E poi è nato il Santo Silenzioso. Ok. Molto molto bene ragazzi, allora ci vediamo alla centrale e chiudiamo questo primo episodio. La domanda da chiedersi è, ci sarà qui la vestigia? Spero di sì perché mi serve. Dai vestigia, dai che ci sei. Dai che ci sei che ti dico... È questo? Ragazzi? Ma siamo in una zona nuova? Raga, fermi tutti. Fermi tutti. Io questo non me lo ricordo proprio. Hello little friend. Do you want to play? I know some fun games. Are you hungry? What do you need? You're smelly. Maybe I should give you a bath. Ha appena avvelenato il bambino. Oddio bambino, non lo so. Non so se è un bambino questo, ragazzi, ma questa visione non l'ho mai vista. Dove sto andando? Ah, oh? Cioè, ce la siamo saltata? O l'abbiamo vista e me la sono completamente dimenticato? O forse non sono mai passato a Umbral in questo punto? Hai capito? Qua abbiamo il mercante. Sì, però... grazie, meno male. Non c'è... non c'è la vestigia. They seem quite focused on heads, including the removal of them. So, I thought it best to keep my distance, in case they took a liking to mine. Not that many ever have with this face, huh? It's an odd light that burns in your lamp, friend. Of course, in the darkest moments, the only light you ever really need is the light of Aureus. He watches over his followers. He just does so in curious ways sometimes, that's all. Ok, finiti i dialoghi. Allora, ci conviene usare la falena per tornare al germoglio, perché qui non abbiamo la vestigia. E chissà dove sarà la prossima vestigia principale. Sarà lontanissima, perché nella gola di Fitzroy non c'è una vestigia principale. Minchia ragazzi, ci dobbiamo fare un bel po' di strada senza vestigia. Se non sbaglio Pieta ci parlava di Latimer. Eccolo qui. A noble knight, and most devout follower of Our Lady. Canonized after he sacrificed himself to help show the hallowed sentinels what was necessary for the greater good. Many have given their lives to sustain the beacons, but Latimer was the first, and remains one of our most venerated figures. Several of our sacred ok, ci dice sempre la stessa cosa. Grazie Pieta, grazie. Basta, abbiamo capito. Abbiamo tantissimo vigore. A questo punto facciamo così, guardate. Guardate come chiudiamo l'episodio. Facciamo boom. Facciamo 52. Ma peccato, il doppio 50 volevo fare. Allora facciamo doppio 49. Speriamo di sbloccare ste cavolo di descrizioni, perché mi sto un po' stancando. Ti prego, ti prego, ti prego. Armatura, niente. Giudice chierica, niente. Santo Dio, quanto ci vuole.
Vediamo la corona del re. Niente. Mamma, mamma, quanto cavolo ci vuole. Paghiamo il debito con Kukajin. Eccoci qua. Forza. 3000 di vigore, il muerto tuo. The wise always do right by the cook, the smith and the hired sword. I help you. You pay me just. Ok, dice sempre le stesse cose. Molto molto bene. Comunque abbiamo già pagato il primo debito. Vediamo se possiamo leggerci qualcosa di Latimer dai ricordi, dal suo ricordo. Incredibile come non possiamo leggere niente. E abbiamo 49 di radiosità e di inferno. Leggiamoci dalla barda. Latimer si sforzò di ottenere giustizia non solo per i suoi compagni delle sentinelle consacrate, ma anche per i cittadini di Mondstadt che lo ammiravano a loro volta. L'accordo finale che offrì per il bene di quelle persone fu accettato dalla chierica e onorato, anche se solo per un certo periodo. Che cosa ha sacrificato Latimer? Cioè, nel senso, perché lo ha fatto? Accordo finale con la chierica. Noi sappiamo che la chierica, insomma, non è che sia la più buona dell'entità. Quindi, boh, non lo so. O ha visto questa specie di corruzione in lei e si è voluto sacrificare lui per il popolo, magari. Oppure non ne ho idea. Pur non avendo un talento naturale per la magia, Latimer si impegnò per apprendere alcuni incantesimi base della magia radiosa, in modo da poter aiutare meglio i compagni che combattevano al suo fianco in battaglia. Tuttavia, poiché le sue spoglie sono rimaste a marcire nella prude desolata, la magia che aveva preso ha assunto un aspetto più ripugnante e oscuro, ovviamente magia umbral. Latimer si sforzò... Ok, questa è la descrizione che abbiamo letto prima. Vorrei approfondirlo un po', Latimer. Comunque, ragazzi miei, io direi che per questo episodio è tutto. Ci siamo fatti i primi avanzamenti di quest, nulla di che. Cose che abbiamo anche fatto in blindrun, sinceramente, tranne Kukajin. E niente, non ci rimane altro che salutarci e vederci nel prossimo episodio, dove inizieremo con parlare con Damaroz. E poi dobbiamo semplicemente andare avanti fino a Kalrath. Penso che ci facciamo nel secondo episodio tutta Kalrath, fino ad arrivare dove? Bella domanda. Una risposta che darò nel prossimo episodio.